Nell'info box troverete tutti gli ingredienti. Questa è una ricetta di Irex ai fornelli. Grazie mille Irene per questa fantastica ricetta. Lei usa lo yogurt anche. Io, siccome avevo comprato lo yogurt, ma i miei figli lo hanno visto nel frigo e lo hanno mangiato, quindi andrò a sostituire lo yogurt con il latte. Quindi andate a vedere anche la sua versione e fatemi sapere cosa ve ne pare. Allora, abbiamo bisogno di farina, fecola di patate, ovviamente il Nesquik, zucchero di canna, lo yogurt, ma io andrò ad utilizzare solo latte, poi latte, olio di semi, una bustina di lievito per dolci, l'aroma che vi piace di più e più della crema alle nocciole o pezzettini di cioccolato facoltativi se volete metterli. Quindi 100 di farina, così, 50 grammi di fecola di patate, ci siamo, una bustina di lievito per dolci, grammi di zucchero di canna, così vado ad aggiungere pure il Nesquik ed è 100 grammi, così, ed ho una mescolatina. Quindi abbiamo unito tutte le polveri, come dice Rene, dato che non ha usato le uova, facciamo prima le polveri, poi aggiungiamo il latte e l'olio, e se voi usate lo yogurt, perché se c'erano le uova si sbattevano prima le uova con lo zucchero e poi dopo alla fine le farine. Quindi, allora, se avete scelto latte e yogurt fate 50 e 50. Io andrò a mettere 100 di latte invece. Tre di olio ovviamente e mescoliamo. No! Vabbè, no, questa veramente o sto diventando forte io. Nella scorsa ricetta ho rotto la sacca poche, ora ho rotto la frusta. Bene, aspettate, non ho un'altra frusta, quindi userò una pala, una paletta. Così, un po' di forza, ci manca solo che rompo anche questa in silicone e veramente poi non ho più niente per mescolare con le mani. Scherzo, scherzo. Allora, adesso aggiungiamo l'aroma. Io ho scelto questa qui che è buccia di arancia. La vendono già così, è della Cameo ed è buonissima, ne metto metà comunque. Adesso prendo lo stampo, io adesso vi faccio vedere quale ho scelto, ovviamente se è della Nesquik vado a scegliere la forma di coniglietto, voi se avete una teglietta, quella da plum cake, potete fare quella, oppure una classica comunque teglia rotonda o quadrata o rettangolare, ma deve essere da 20 cm. Se ovviamente volete farne una più grande, vi consiglio di aumentare la dose. Io non vado a mettere né burro né farina né niente, perché uso questa qui in silicone, quindi quando poi il dolce sarà freddo uscirà da solo. Così. E voilà. Adesso mettiamo in forno, preso scaldato ovviamente, a 180 gradi per 30 minuti. A dopo. Ecco qua il coniglietto. C'è un profumo buonissimo, mamma mia. Mia mia mia, che buono. Ma guardate come soffice. Purtroppo non lo posso tagliare
perché appunto lo devo fare portare il bimbo a scuola, però vi faccio vedere una cosa.